Chi non riesce a votare? Carrozza, Turco, Grillo, D'Ambrosio. Casellato. Costantino. Altri? Colleghi, colleghi, onorevole all'Asia. Gentilmente. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 391, votanti 387, astenuti 4, maggioranza 194, fuori 98, contrari 289, la Camera respinge. 2.6, onorevole Colonnese. Onorevole D'Ambrosio. Che facciamo? D'Ambrosio. Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. La ringrazio a titolo personale, l'onorevole l'orefice. Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento noi andiamo a sostituire la lettera B del comma 1. In pratica al Senato hanno modificato la parte relativa all'iniziativa economica degli enti del terzo settore, quindi è stato eliminato il riferimento all'assenza del fine di lucro e lo scopo, cioè la produzione e lo scambio dei beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. Quello che noi vogliamo fare con questo emendamento è proprio questo, cioè ripristinare la disposizione che comunque alla Camera era stata approvata e lo vogliamo fare con questo emendamento, perché togliere questi riferimenti, quindi l'assenza di lucro e la produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale, significa comunque alimentare l'impresa sociale, un'impresa che così come è pensata diventa un'impresa commerciale.